Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo. Buonasera, benvenuta Elisabetta Rubini, collegata Buonasera. con noi da Milano, eh, avvocato. Buonasera Onorevole Enrico Costa, capogruppo del PDL in commissione giustizia e anche Buonasera. lei avvocato. Ma eh, l'avvocato Elisabetta Rubini è uno degli avvocati eh, difensori della CIR eh, di Carlo De Benedetti che oggi dopo più eh, di vent'anni ha visto confermato il maxi eh, risarcimento di circa mezzo milione di euro, adesso ci facciamo spiegare ehm, eh, dalla vocatessa esattamente di, quanto, di quanti soldi parliamo, quindi la Fininvest di Silvio Berlusconi deve risarcire eh, questi soldi a ehm, Carlo De Benedetti e parliamo di mezzo miliardo. Per il PDL questa sentenza della Cassazione è l'ennesima prova della persecuzione giudiziaria contro Berlusconi, per Carlo De Benedetti è il risarcimento di uno scippo. Ci torniamo subito dopo la pubblicità. Avvocato Rubini, le posso chiedere perché avete chiesto e ottenuto un risarcimento eh, così ingente? Parliamo di mezzo miliardo di euro. Qual è la cifra esatta, tra l'altro? Sì, più o meno la cifra definitiva è, è, si aggira intorno al mezzo miliardo di euro. Sì. E perché avete eh, chiesto e ottenuto questa cifra così, diciamo, consistente? Beh, perché la CIR aveva subito un danno così consistente, cioè eh, c'è stata una lunga istruttoria e anche una consulenza tecnica che hanno eh, quantificato il danno che noi abbiamo chiesto, in primo grado era stato quantificato in misura ancora superiore, in appello è stato ridotto. E in Cassazione è stato ridotto di una piccola componente di, di equitativa che la Cassazione ha ritenuto non essere dovuta. Eh, il danno si riferisce, come forse anche gli ascoltatori in qualche misura sanno, a un fatto di corruzione in atti giudiziari che si è verificato nei, in anni lontani, tra il 90 e il 91 nel contesto della battaglia giudiziaria per il controllo del gruppo Mondadori, gruppo Mondadori che ai tempi eh, comprendeva non solo la Mondadori ma anche il gruppo Espresso e che era conteso tra eh, la CIR da una parte e eh, la FINI in veste i suoi alleati dall'altra. In, questa, in questo quadro eh, ci fu un lodo arbitrale che diede ragione a CIR, disse cioè che CIR aveva il diritto di ottenere le azioni che le avrebbero consentito di controllare questo gruppo Mondadori Espresso. Eh, la controparte fece appello e eh, è stato accertato poi nel giudizio penale. Che questo giudizio di appello fu inquinato dalla corruzione del giudice relatore e istruttore della causa. Ehm, direi il, 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 poi, dopo questa, questa sentenza di appello, che è stata, come dicevo, eh, è stato accertato: che la sentenza fu frutto di corruzione, su questo ci sono stati ben cinque gradi di giudizio penale. Eh, nei quali io ho patrocinato CIR insieme all'avvocato Giuliano Pisapia. Eh, dopo questa sentenza corrotta tra CIR e Fininvest venne stipulata una transazione e questa transazione noi abbiamo sempre sostenuto essere stata stipulata a condizioni estremamente sfavorevoli per CIR perché CIR era uscita soccombente dal giudizio di appello. E direi che la quantificazione del danno che abbiamo chiesto si è appuntata proprio su questo, quanto questa transazione è stata sfavorevole a CIR a seguito dell'aver subito eh, una sentenza sfavorevole frutto di corruzione. Ha sicuramente parlato con Carlo De Benedetti, immagino, dopo questa sentenza. Che cosa le ha detto? Mi ha detto che avendo ceduto la proprietà delle sue azioni, insomma, nel, come sapete CIR è una società quotata, quindi quando si dice CIR di Carlo de Benedetti si dice una cosa inesatta. Comunque le, le, le azioni di Carlo de Benedetti sono state cedute ai figli e quindi lui mi ha detto che non trarrà alcun tipo di beneficio economico da questa sentenza e che però invece ne ha tratto un grande, una grande soddisfazione morale perché è il, diciamo, il compimento, la conclusione di una battaglia che lui ritiene giusta e che ha combattuto per tanti anni. Allora, onorevole Costa, lei ha ascoltato con attenzione la ricostruzione dell'avvocato Rubini. Eh, sulla ricostruzione ma, immagino non ma abbia io, molto io devo da obiettare che... e le vorrevo però chiedere, siccome... Tutto il PDL con accenti e parole diverse parla di un incredibile accanimento. In che cosa consiste questo accanimento? Ma guardi, Berlusconi? Si è aperto un caso? altro fronte. Eh, perché eh, Berlusconi da quando è entrato in politica è stato eh, colpito su vari fronti. Siamo partiti dal fronte dell'immagine, colpito nell'immagine con l'avviso di garanzia del 1994, che ha fatto poi cadere il suo governo. Si è passati poi agli attacchi alla sua libertà personale l'ultima sentenza tocca la libertà personale si è passati poi ai diritti fondamentali il diritto di elettorato passivo abbiamo domani la giunta dell'autorizzazione a procedere in senato passiamo all'attacco al patrimonio e al suo essere imprenditore. E mi pare che, eh, diciamo, io non so, eh, quelli che escludono l'accanimento come possono chiamare questa azione concentrica nei confronti di una persona che ha avuto un solo peccato, quello di entrare in politica, quello di radicare l'attività di centrodestra, quello di far prevalere i valori moderati e oggi, diciamolo, quello di avere il senso di responsabilità di aver fatto nascere un governo che tutti negavano di voler vedere. Eh, all'opera e che oggi con grande senso di responsabilità sta mantenendo eh, attraverso eh, il gruppo del popolo della ma qualche rivista. peccato di tipo penale lo ha commesso Berlusconi no, ma devo dire che io penso o... che eh, se noi andiamo a vedere le udienze di cui è stato fatto oggetto Berlusconi le perquisizioni i processi gli avvisi di garanzia e molti di questi eh, procedimenti penali sono stati radicati e sono nati su iniziative di magistrati che poi sono entrati in politica contro Berlusconi, ne sono entrati e poi ne sono usciti pensiamo a Di Pietro, pensiamo ad Ingroia. Magistrati che anche mm. quando hanno sbagliato non hanno mai pagato, perché noi sappiamo che la responsabilità civile dei magistrati nel nostro paese non mm. esiste. O meglio, esiste ma con limiti che non portano assolutamente a perseguirli. Eh, ehm, Avvocato Rubini, ehm, diciamo parliamo di accanimento anche in, nel caso di questa sentenza. Che differenza c'è rispetto ad altre sentenze? Ma io non, non voglio generalizzare. Sicuramente questa sentenza è frutto eh, di tutto tranne che di accanimento, è frutto di anni e anni di accertamenti giudiziari nei quali, eh, adesso mi riferisco alla, sen al alla sentenza civile, quindi a quella che è stata depositata oggi, eh, è stata eh, frutto di, di lunghe istruttorie di cause nelle quali la Fini investì a valsa di validissimi avvocati. Eh, ci sono anche state oltretutto, diciamo, delle variazioni nelle decisioni dei giudici. Il giudice di primo grado aveva fatto alcune valutazioni, sia di tipo giuridico che dal punto di vista della quantificazione. I giudici di appello ne hanno fatte altre. La Cassazione, in certi punti, ha corretto la motivazione. Però quello che è eh, rimasto è la verità dei fatti, cioè l'esistenza della corruzione, il fatto che la corruzione in atti giudiziari sia stata promossa nell'interesse di Fininvest e con eh, una provvista di Fininvest Mai da Berlusconi. e che abbia dato. Ma infatti non è Berlusconi condannato in questa circostanza, il risarcimento è dovuto dall'azienda. Questa causa si radica in un contenzioso tra due società, in un contenzioso di tipo civilistico commerciale, e non ha mai avuto eh, nessun aspetto, nessuna sfumatura politica in nessuna Ma delle io, sue fasi. Uh, mi pare che eh, il suo cliente, Ligier De Benedetti, all'epoca della transazione di cui parlava lei espresse molta soddisfazione per il risultato ottenuto, per l'accordo raggiunto, per la transazione. Ma se era soddisfatto allora, mi pare che questo contrasti molto con la cifra che oggi la Fininvest è chiamata a eh, pagare dalla Cassazione. E allora, o forse aveva esultato erroneamente De Benedetti, o forse è sbagliata la cifra oggi. Le due cose non possono stare insieme. Avvocato? Sì, no, le due cose stanno come insieme, <ride> nel senso che eh, ai tempi eh, ovviamente Cir essendo soccombente nel giudizio di appello frutto di corruzione aveva perso interamente i suoi diritti al eh, controllo del gruppo Mondadori Espresso ed era ridotta ad essere un azionista di minoranza con una percentuale se non ricordo male del 20 forse inferiore al 20% e quindi era una situazione estremamente sfavorevole. Nella transazione eh, CIR riuscì a recuperare il controllo di una parte di quelle aziende, cioè della parte Repubblica Espresso, sborsando peraltro un'enorme cifra ai tempi. Ma fu molto contento il <coughs> suo cliente? Beh, fu certo più contento e, e allora? della transazione di quanto allora? fosse stato della, della sentenza corrotta. Ma la, la, la transazione fu stipulata a quei tempi a condizioni molto sfavorevoli rispetto a quelle che erano state negoziate prima della sentenza corrotta. Ed è Beh, questa. E quando non danno, si sapeva che c'era stata la corruzione di un giudice, no? Ma certo che non si sapeva, la corruzione del Ma... giudice è stata accertata in un processo penale che è cominciato nel 99. I dati sono oggettivi, mi pare che diciamo una condanna a oltre 500 milioni di euro sia una condanna assolutamente eh, spropositata ecco, ricordo, non è 20 spropositata fatti, in sé per fatti sé di vent'anni è... prima per fatti di, 20 pro... anni prima, appunto, 500 appunto, milioni di euro prima si è partita addirittura da 750 milioni di euro cioè, devo dire che solo, solo il, la parte eh, Berlusconi può essere condannata a pagare quella, questa cifra nel nostro paese e quindi Ma io penso che questa è un'affermazione priva di qualsiasi questo, razionalità no, e Parte, me ne assumo ogni responsabilità parte, me ne assumo, non, me ne è assumo. Eh, non è la parte Berlusconi è chiaro che diciamo il magistrato il magistrato conosce bene eh, i punti di riferimento e quindi eh, nelle Ma insomma la sua Fini, tesi la sua è una tesi, tesi tipo assumo, persecutorio ma questo è... Sì, ba, ma anche, dire... i anche i cittadini lo sanno, anche credo, i cittadini ne convengono. Non Mi credo. pare che ci sia un'azione volta a colpire a tutto campo Berlusconi. Sì. O domani, ma lei sta facendo domani... della propaganda, però mm. questa non è un'argomentazione. No, io, io sto traendo delle conclusioni e sto valutando no, i fatti li sto mettendo insieme no, uno per proprio. uno, dal Una punto di vista dell'immagine, dal punto di vista della libertà personale, dal punto di vista dei diritti fondamentali della persona, dal punto di vista patrimoniale, mettendoli tutti e questo chiaro è chiaro, c'è un accidente. un concetto pesa. chiaro, avvocato Ruini. Ma eh, io trovo che questa incapacità di rispettare la verità che emerge dai processi sia invece un dato molto preoccupante. Io credo che in un ordinamento democratico e eh, in un paese normale, come dice qualcuno. Eh, la verità è la verità che si eh, accerta all'interno del processo. Il processo ha, ha avuto tutte le garanzie che doveva avere, ha avuto un lunghissimo contraddittorio, eh, la nostra controparte si è avvalsa di eccellenti consulenti. Eh, il, il dato di fatto è quello che questa corruzione c'è stata. E il danno è stato quantificato secondo le regole del processo. Allora io credo che tutti dato, quanti, anche, la, la, dest anche, anche diciamo, la sua parte, visto che siamo un po' sfalsati, io sono un avvocato, lei è una figura politica, però anche la sua parte forse diciamo, dal rispettare <coughs> e accettare la verità processuale potrebbe trarre vantaggio. Ecco, io vorrei chiedere uh, una cosa, onorevole Costa, perché il suo collega, onorevole Cicchitto, ha fatto notare che al di là della valutazione sul giudice Metta, che lo ricordiamo in tutte le sentenze civili e penali, è stato giudicato colpevole di corruzione, gli altri due giudici erano al di sopra di ogni sospetto. Ora, se si corrompe solo un giudice su tre è meno grave? No, L'onorevole Cicchitto probabilmente ha fatto notare che si trattava di un collegio che ha giudicato. E laddove anche fosse contestato questo fatto, ma laddove anche uno dei tre giudici non fosse equilibrato, gli altri due non sono stati contestati nel loro giudizio. Quando si tratta di un collegio, mi insegna lei che due contro uno vincono sicuramente. È e uno... quindi molto probabilmente non c'è stato un vizio nella sostanza. È un'obiezione legittima, Avvocato Rubini? Eh no, è chiaro che no. Allora, il corrompere un giudice, che nel caso specifico era l'istruttore, il, il relatore della causa e che era anche un giudice molto esperto, eh, ha voluto dire condizionare ovviamente l'esito anche Lei perché, sa che il giudice come esposito finire, non era relatore della finire, causa. Lasci finire, onorevole e Costa, mi pare che se lo capiamo. Io non parlo del giudice Esposito, esposito ne non ne so nulla, quindi non, non capisco cosa c'entri Esposito non. qua. Faccio un esempio. Ah. Diciamo, eh... Lasciamo finire l'avvocato, poi tocca a lei. No, Prego. Ecco, allora, quello che è stato provato è che eh, è stato corrotto il giudice istruttore relatore della causa, che, ripeto, era un giudice molto esperto. Ed è stato anche accertato mediante un'istruttoria, i giudici si sono posti questo problema e hanno considerato che il, la, la corruzione del giudice. Preminente nel collegio, sia stata determinante rispetto all'esito della sentenza. Quindi gli altri due erano Siamo... degli incapaci? Erano verosimilmente non degli incapaci, ma delle figure che si sono, come anche è emerso nell'istruttoria, affidate alla, al, al giudice uh, istruttore mm. e relatore della causa. E in ogni caso, questo fatto diciamo, di rifare il processo da fuori sarà deformazione professionale, ma a me sembra abbastanza ridicolo, devo dire la verità. No, si può commentare perché, oppure, oppure lei pensa che eh, si, si può debba commentare anche conoscendo, il senso, la critica, o le considerazioni, o le valutazioni o le osservazioni sulle sentenze. Qui stiamo qui per questo, non, ognuno è libero di affermare quello che vuole, onorevole Costa, intanto vi devo dire che pare che Berlusconi sia furioso per questa sentenza sull'odo Mondadori e che è pronto, così dice lanza un nuovo videomessaggio, ma di questo parleremo eh, tra poco. Vi voglio far vedere subito invece il punto di Paolo Pagliaro, perché come eh, sapete domani per Berlusconi sarà un'altra giornata campale perché la Giunta per le elezioni dovrà decidere sulla sua decadenza da eh, senatore. Ma gli italiani che cosa ne pensano? Vediamo. Per 6 italiani su 10 è giusto che Silvio Berlusconi decada da senatore, un terzo è di parere diverso. È favorevole alla decadenza oltre il 90% degli elettori PD e 5 Stelle e anche un 8% di elettori PDL. È il risultato del sondaggio condotto da Demopolis alla vigilia del primo voto della giunta del Senato previsto per domani. Meno netta è l'opinione degli italiani sul futuro del fondatore di Forza Italia e PDL. Se il 54% considera opportuno un ritiro dalla vita politica, il 37% pensa invece che Berlusconi, pur decadendo da senatore, debba mantenere la leadership del suo partito. Un dato significativo è che gli elettori di centrodestra, quasi 6 su 10, non pensano che un voto del Senato sfavorevole a Berlusconi debba tradursi in una crisi di governo. E d'altra parte, l'ipotesi di un ritorno alle urne non sembra appassionare gli italiani. Il 58% degli intervistati dall'istituto diretto da Pietrovento non ritiene utili le elezioni anticipate. Appena il 15% vorrebbe tornare subito al voto, mentre poco più di un quarto prende l'ipotesi in considerazione, ma solo dopo aver cambiato la legge elettorale. Un'esigenza quest'ultima condivisa dall'83% degli italiani. Se si votasse oggi poco cambierebbe. Demopolis stima che centrosinistra e centrodestra rimarrebbero entrambi sotto gli 11 milioni di voti, posizionandosi intorno al 35%, con uno scarto tra le due coalizioni inferiore ai 100.000 voti. Il Movimento 5 Stelle è dato al 19%, l'area dei centristi al 7%. Avverte Demopolis che questi dati sono destinati a modificarsi profondamente in uno scenario politico che si dovesse misurare con tre novità. Una diversa legge elettorale, un centro-destra senza Berlusconi candidato e un centro-sinistra guidato da Matteo Renzi. Onorevole Costa, è vero che Silvio Berlusconi ha cambiato dopo la sentenza sull'Odo Mondadori di oggi pomeriggio il suo videomessaggio che eh, dovrebbe diciamo, essere trasmesso domani, pare, no? Io faccio una valutazione. Dico che Silvio Berlusconi sono 40 giorni che affronta in silenzio la sua situazione. Tutti discutono della sua decadenza, ci sono addirittura commissari, membri della Giunta che prima ancora che il relatore esponesse le sue tesi avevano già deciso come votare. Ebbene, lui è stato zitto, non ha detto nulla. Domani ci sarà un voto importante. Io non escludo sicuramente che possa commentarlo, che possa analizzarlo, che possa eh, trarre delle conclusioni. Con non il videomessaggio, diciamo così. Non so se domani. Cioè non, diciamo so se domani questo... non so se quando. Però devo dire mm. che il suo senso di responsabilità lo ha portato fino ad oggi a mantenere un assoluto riservo. Mm. Avvocato Rubini, lei cosa si aspetta da questo videomessaggio di Berlusconi? Io devo dire che intanto eh, sono sorpresa e mh, parlo come cittadino, qui non come, come avvocato, ma come elettore, come cittadino. E io credo che eh, un leader politico non debba parlare per videomessaggi pre-registrati, ma semmai. Eh, farsi intervistare, accettare di essere sottoposto a delle domande, interloquire con, delle, con dei contraddittori. A me, devo dire, l'idea del videomessaggio mi fa un po' angoscia, mi sembra una cosa da paese chi usa totalitario. C'è chiuso il, chi il videomessaggio, c'è chiusa le feste di paese e, e, o, o le, diciamo, le Beh, feste di Ecco, c'è una partito. bella differenza. Ci sono, ci sono vari modi di affrontare, di affrontare. Mi pare che Silvio Berlusconi non si sia mai sottratto. Addirittura è andato, è andato da Santoro in campagna elettorale. Mi è pare che il, fatto, e... che il confronto non, diciamo, non l'abbia mai diciamo, rifiutato. Ricordandomi gli ultimi vent'anni da giornalista, posso diciamo testimoniare che questo uso e abuso dei video messaggi da parte di Berlusconi è stato fatto più, eh, non, più neanche neanche e più volte e ha scatenato anche all'interno della comunità dei giornalisti cioè, dei dibattiti stampa, sulle cioè, regole deontologiche. Cioè. Mi scusi, sulle regole deontologiche, perché un conto è che. Siamo lei e io qui io l'ha lei risponde. È un conto. Anche se il lei registra. Stampa, un... Non è in contraddittorio. No, non è la stessa è chiaramente... cosa, anche perché le righe scritte sono diverse dalle immagini e dai suoni televisivi. Ma questo sarebbe un altro dibattito solo per chiarire che insomma certo. anche tra i giornalisti eh, c'è eh, stato un grande dibattito su questi video messaggi. Senta, eh, avvocato Rubini, da giurista secondo lei Berlusconi eh, dovrebbe decadere da senatore della Repubblica? Ma sì, mi sembra che la legge Severino non si presti a, a equivoci. Non si presti a Ho come. sentito parlare di temi, di, di problematiche di retroattività, ma non mi sembra che siano pertinenti perché non è una legge penale. E, e d'altra parte era chiara la volontà, eh, quando, a quel che io ricordo, certo, quando fu era quella approvata di la legge di, di far decadere. decadere... Aspetta, fin finisca, Avvocato, no, poi quella... che... Beh, di non mantenere tra i rappresentanti eh, del popolo in Parlamento persone che avessero riportato una condanna definitiva. Così come succede peraltro, devo dire, in, in molte, eh, in, per esempio nei consigli d'amministrazione di, di, di delle banche o di altre tipologie sono. societarie. Quindi e non è una cosa. Anomala che la, il fatto di riportare una condanna definitiva escluda da determinate attività. No, questo, eh, è, questo, su questo cosa ha ragione. Ha, uh, di parola, no, su, questo, su questo lei ha ragione. È vero che una sentenza o eh, una condanna può portare all'incandidabilità, però non si può pensare che una legge venga fatta quando una condanna c'è già stata, proprio per calzare a pennello sul proprio avversario politico. Ma qui per non questo... c'era già stata. No, no, c'era già stata, già stata la condanna stata. in primo grado. Guardi, c'è stata la condanna in primo grado. Guardi caso la scansione temporale ha portato all'inserimento, e non era previsto dalla delega, del reato di frode fiscale tra quelli, e c'era una discrezionalità del Governo, che determinavano l'incandidabilità. Ma mi scusi, l'avete votata? No, noi, noi abbiamo votato la delega, non abbiamo votato altro perché era un decreto legislativo, è stato fatto dal governo. Noi nelle commissioni parlamentari Giustizia e Affari Costituzionali non eravamo in maggioranza. E no, no io ma tutto quindi, il PDL era d'accordo, scusi, aveva no, detto Alfano stesso, no, il segretario era del suo partito no, dice partito che lui si fa fatto promotore della legge merito. anticorruzione. No, era d'accordo sul merito diciamo no, sull non sull'aspetto della retroattività. Altrimenti ma io domani ho un avversario politico. Che è stato condannato no. per diffamazione, faccio la legge in base alla quale tutti i condannati mm. per diffamazione non possono fare il parlamentare. Devo... Se l'applico no. retroattivamente, colpisco anche lui. Io devo fare le leggi per il futuro, le leggi per l'avvenire. Questo è quello che si chiede, ma attenzione, non si chiede un favore, si sì. chiede semplicemente che sia la Corte Costituzionale, che non è certo stata Chiaro. ultimamente favorevole a Berlusconi, che possa esprimersi. E quando Rubini. si tocca a un leader politico è giusto anche che le garanzie siano valutate e fatte rispettare nel modo più assoluto. Uh, Avvocato Rubini, ma... siamo in chiusura, veramente 10 secondi? Non mi sembra che la, che la norma ponga un problema di retroattività. Capisco che, che questa attività, cioè che questa che diciamo eh, applicazione nel caso specifico sia estremamente dolorosa per, per il centrodestra, ma non è un problema della norma, è, chiarissimo. È, è, Grazie, grazie Avvocato Rubini, grazie Onorevole Costa, grazie spettatrici e spettatori, linea subito a Salvo Sottile alla prima puntata della sua trasmissione, linea gialla in bocca al lupo Salvo e noi ci vediamo come sempre domani 8 e 8.30.